Questo libro è strutturato in tre parti. La prima parte è dedicata a sfatare i miti della democrazia, cioè tutte quelle credenze false che ci insegnano sin da bambini a scuola e i mass media ci ripetono in continuazione e che rendono la democrazia una specie di culto che non può essere messo in discussione. Quali sono questi miti? Per esempio, che bisogna votare, che in democrazia governa il popolo, che la maggioranza ha ragione, che la democrazia conduce alla prosperità, che è necessaria per l'equa distribuzione della ricchezza e l'assistenza ai poveri, che la democrazia garantisce una vita sociale pacifica e armonica, sviluppa il senso di appartenenza ad una comunità, soprattutto che democrazia significa libertà e tolleranza, che promuove la pace e combatte la corruzione, e infine che non vi è un'alternativa politica migliore, come se l'unica alternativa alla democrazia fosse la dittatura o la monarchia, mentre invece l'alternativa migliore è accennata alla fine della seconda parte, dove si analizza l'attuale crisi dei sistemi democratici e si spiega che la soluzione non è più democrazia, ma meno democrazia. E quindi eccoci alla terza parte, dove viene sviluppata proprio la soluzione, l'alternativa migliore alla democrazia, che è la società libertaria, una società decentrata dove il potere è frammentato in piccole comunità indipendenti, autogovernate, le cui amministrazioni vanno in concorrenza tra loro in un mercato quindi della politica. Un buon esempio di concorrenza amministrativa tra piccole comunità è quello che accade in Svizzera, tra i piccoli cantoni, praticamente stati indipendenti, dove il tenore di vita è alto, c'è prosperità, c'è anche libertà individuale. Ma una società libertaria va oltre il modello svizzero, è una società basata sui contratti volontari e non sull'obbedienza imposta con la forza coercitivamente da uno Stato. Ci si arriverà mai a una società libertaria? Probabilmente sì, ci vuole molto tempo perché le persone si convincano ad abbandonare questo sistema attuale democratico per passare al sistema libertario, però il futuro sembra indicare quella direzione lì, grazie al costante progresso della civilizzazione umana.